Oggi è l'ennesimo giornale, 26 giugno. Il Messaggero sul rientro dei capitali, no del tesoro al condono. Ci hanno presentato un nuovo emendamento e alla fine cos'è che raccontano i cittadini? Che il PD punta anche ad introdurre subito il reato di autoriciclaggio. Ma Carlo, non vedi? Ancora non lo vedo. Ma cos'è sta volontà di spiegarlo? La cosiddetta voluntary disclosure è una procedura che le persone che hanno evaso in qualche modo il fisco e portando i capitali all'estero e quindi negli anni passati possono in qualche modo mettersi in regola attraverso un procedimento di rientro di questi soldi senza scontare tutte le pene previste, quindi stiamo parlando di grandi evasioni. Ma qua dicono senza eccessivi sconti, ma è vero che non ci sono. No, no, gli sconti, guarda qua, sono tutti i reati penali, sono totalmente depenalizzati. Gli sconti di pena ci sono, nel senso loro dicono ok, paga tutte le imposte, paga un po' meno di sanzioni, però ti facciamo un bello sconto sulle pene, perché per portare questi soldi all'estero questo nero è stato creato in qualche modo e l'hanno creato facendo dei reati fiscali. Ora con questa procedura i reati fiscali vengono o depenalizzati completamente o depenalizzati alla metà. Il Movimento 5 Stelle è contro queste cose. Ma la nostra proposta? La nostra proposta? Intanto perché siamo contro queste cose? Perché chi ha violato il fisco per questi importi, stiamo parlando di importi ingenti, significa che talvolta si è macchiato anche dei reati di corruzione. Quindi quando si parla di TAV, di MOSE, a volte proprio gli attori di queste cupole sono quelli che si avvalgono della possibilità di portare di nascosto i soldi all'estero e poi vengono depenalizzati. Sul MOSE ne hanno parlato. A fronte di tanta gente che si suicida. Quindi la nostra proposta, tra l'altro, che hai avanzato, mi sa tu, anche in commissione di giustizia. La nostra sarebbe quella, visto che nel nostro paese non esistono dei reati, non esistono delle sanzioni importanti per questi reati, ma sono delle sanzioni blande, soprattutto rispetto all'ordinamento americano che sui reati tributari agisce veramente in maniera pesante. Allora diciamo a queste persone: voi volete vedere il guadagno per poter partecipare a questa procedura? E allora noi vi diamo un anno di tempo. Fra un anno di tempo le pene diventano veramente severe, ci sarà il rischio di finire in carcere per questi reati, quindi voi avrete un anno di tempo per decidere se far rientrare questi vostri denari che vi siete portati illecitamente fuori mediante il ravvedimento operoso che già esiste. Non dobbiamo introdurre niente, anche perché ci hanno fatto impazzire. Prima era un decreto, com'era? Prima era un decreto. Sì, era un decreto che aveva proprio questo nome, rientro capitali dall'estero. Poi si vede che a qualcuno non piaceva come era fatto, oppure forse eravamo troppo vicini alle elezioni e il governo non poteva macchiarsi di un condono come questo. È stato stralciato dal decreto e hanno detto se ne occuperà il Parlamento, ma noi sinceramente come parlamentari di questa cosa non ce ne vogliamo occupare. E invece purtroppo il Parlamento se ne sta occupando, spesso siamo comunque, ogni tanto anche noi vorremmo migliorarlo per metterci dalla parte dei cittadini, ma non vogliamo metterci mano a questa cosa, no. Eppure sta andando, purtroppo sta andando avanti, e l'autoriciclaggio, che è una delle cose i più importanti che sarebbe da inserire in questo... Che cos'è l'autoriciclaggio? L'autoriciclaggio è molto semplice, attualmente in Italia vi è una pena per chi ricicla i soldi fatti attraverso il malaffare, però creati da altre persone. E non c'è il reato per chi ricicla autonomamente i propri soldi creati tramite il malaffare svolto dalla stessa persona. Ok? Questa era l'occasione giusta per inserirlo. Eppure il Partito Democratico, a quanto pare, visto che con la terza edizione del testo di legge, praticamente. La terza volta che lo rielaborano, la terza volta non l'hanno ancora inserito. Quando vorranno inserirlo, non lo sappiamo. Mi avete convinto, questo punto. Grande. Noi vorremmo comunque che il Parlamento si occupasse sempre di più e sempre più spesso delle persone che in questo paese sono in difficoltà e non trovasse sempre e non desse sempre la possibilità alle persone che hanno truffato pesantemente lo Stato di risolvere i propri problemi penali. Seguiteci.